Tra le due Dinamo all'andata il risultato era stato di 1-1. Già nei primissimi minuti Agustina ha la possibilità su uno svarione difensivo di andare in gol. Bello lo scatto, non altrettanto bella sia pur di poco la conclusione, che scheggia letteralmente il palo sulla destra del portiere Curbico, che però pochi minuti dopo sarà battuto. Intanto rivediamo quest'azione, un alleggerimento piuttosto frettoloso, tutti tranquilli, invece Agustina intercetta molto bene, si è mosso d'anticipo e poi colpisce, come abbiamo già visto, il palo. Si rifà, come dicevo poco dopo, una lunga azione sulla destra e c'è un traversone sul quale d'anticipo sul difensore e sul portiere arriva proprio Agustin a colpire di testa. Ecco il gol che al decimo minuto decide il confronto a favore della Dinamo di Bucarest con la Dinamo Minsk eliminata. Dinamo Minsk che dopo due giornate di campionato sovietico appena ricominciato ha un solo punto in classifica. Rivediamo l'azione, il lungo lancio in profondità, il tocco di testa di Agustin che poi si va a spostare verso il centro e sul traversone l'intervento vincente. E per la Coppa dei Campioni dunque possiamo anche vedere il quadro.